E che impressione ti ha fatto vederlo la prima volta il volto? È un processo, all'inizio non ho capito niente, per me è pazzo come un giovane che svegliando aprende la bocca dicendo papà, Papà. papà sì, perché formo la bocca, dicendo sì. Questa è la prima impressione. La bocca di Gesù che è semiaperta, non so se si vede fuori telecamera. La bocca di Gesù non è chiusa, ma è Paul nel libro racconta che mentre la bocca della sindone è chiusa, questa del volto del risorto è aperta come in un lampo di stupore. E questo è poi, ma c'è un processo lungo fino a io ho reso conto che deve essere il sudario, e l'unica, abbiamo una vera icona, il vero immagine di queste. E ci racconti qualcosa anche del frate di Padre Guglielmo, se non si Domenico D'Assisi. Domenico di Padre Guglielmo, un Sì. altro, di Padre Domenico, che è stato poi anche quello che. Sì, lui è per me un santo, adesso c'è il processo per la beatificazione. Lui è stato il primo, lui è la figura più importante. Come tu hai menzionato che c'era un terremoto dell'anno 1915, e questo lui si è trovato accese il piccolo. Lume. No, Era in chiesa con il padre. con il padre, la chiesa Era buttato giù. collato, sì, e hanno salvato lui come bambino. Lui ha Lui aveva 10 anni, 10 anni. È 10 anni. rimasto quando c'è stato il terremoto, la chiesa è venuta giù e Sì. sono riusciti a salvare lui e il padre Sì. in maniera miracolosa. Ogni terremoto Sì. ci sono persone che sono salvate, ma non si sì, è salvato da certe persone. Ma lo stesso terremoto ha rovinato anche un po' la chiesa a Malapena. Per questo, a causa di questo terremoto, per i danni, hanno portato il Volto Santo, che era una cappella, era chiusa tutto l'anno, da 300 anni, più di 300 anni, nascosto. Tutto l'anno, soltanto una volta l'anno hanno portato fuori, la festa della Trasfigurazione, e la terza domenica di maggio, sì. Due volte all'anno, il resto hanno chiuso. Ma questo terremoto era accusato che hanno portato dalla cappella a sinistra sul altare maggiore, nell'anno 2020 che hanno fatto il cambiamento nella chiesa, sì. Ma 1920. sì, 20, sì. Ma quel bambino, Domenico, il suo nome era Emidio Pataca, sì. Dopo è divenuto un cappuccino E chiese di essere trasferita a Monopero, ora sì, la sua adesso sì. La compagnia. prima volta negli anni 60 o così, è andata, è arrivata a Monopero e ha detto: questo è proprio lui che mi ha salvato, sì, anni fa. E questa. Paul, nel libro che vi invito a comprare, racconta la storia e dice che frate Domenico, ha riconosciuto nel volto di Manoppello il volto della persona che Sì, l'aveva salvato del terremoto. esattamente. E da lì è divenuto. Poi adesso va tutto il mondo. Ora qui ci arriviamo dopo. E c'è una ricorrenza, nel senso che in questi giorni sono 40 anni che è morto il frate, che morì a Torino, giusto? Dopo aver confrontato il volto di Manoppello con la sindone. Poi fu vittima di un incidente stradale e le conseguenze furono mortali. A Torino. A Torino. Lo stesso giorno, quando per la prima volta ho visto il volto di Dio a Torino. Era il 13 settembre, quindi per chi ci vedrà era ieri, e
e lui in questi giorni, perché l'incidente è stato il 13, lui tra il 13 sì. e il 20 è deceduto in ospedale. Lunedì, il 17 è morto, sì, a Torino. Sono 40 anni precisi. Sì, esattamente. E nel giorno dopo, adesso abbiamo un incontro, almeno per Beatrice, perché sarà traslato il salmo di Acesa, di Monica Cesa, d'Acesa a Manopello, della chiesa di Manopello. E questo lunedì, il giorno della morte, martedì ricevo qui un giornalista americano, perché adesso questo libro appare adesso in America. In inglese. Sì, e adesso il capo della rete IWTN è un impiego. Il capo di questo viene adesso martedì per un'intervista da me su Domenico D'Acesa, e adesso la nazione americana è la nazione più disastrata, sì, sì. Come siamo arrivati prima, sì, 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 per questo per la prima volta ho raccontato la storia del ruolo del Volto Santo di Maestro nelle elezioni. Noi invece lo raccontiamo il giorno dell'esaltazione della croce, sì. Oggi l'esaltazione sì, della croce, tanto per quelle che vengono chiamate le Dio incidenze, sì. Le coincidenze di Dio. E Paul, diciamo che c'è anche una nazione che ha un ruolo importante nella conoscenza del volto, che sono anzi due nazioni, che sono in questo caso legate da una persona, nel senso che sono le Filippine. Sì, ma prima delle Filippine è Polonia. Polonia, sì, i figli di Gianni Paolo II. Ma la Polonia, la chiesa polacca, loro hanno cattolica, hanno due grandi immagini, hanno Dio misericordioso sì, e la Madonna di Cesto. Sì, sì. Noi italiani non abbiamo immagini così importanti per noi. Abbiamo bellissime immagini e dipinti, ma queste sono Polonia differente. E Polonia dall'inizio sono venute come loro hanno cominciato. Sono stati i primi pellegrini. Sì, sì. Dobbiamo sempre imparare. Sì. Hanno avuto un grande maestro. Sì, sì, davvero. Sì. Un Giovanni Paolo II. E poi le Filippine, sì. E poi le Filippine perché in realtà sono Filippine e Stati Uniti, perché furono le Filippine a una signora filippina. Sì, Daisy Miller, sì. Che abitava negli Stati Uniti, abita sì. ancora? Sì, sì, abita ancora negli Stati Uniti, che portò in pellegrinaggio per gli Stati Uniti il Volto Santo, la copia, la replica del Volto Santo, sì. Non il Volto Santo, mi raccomando, la replica. Sì, sì. Ma per i filippinesi non fa nessuna differenza, amiamo il Volto di Dio in qualsiasi. Noi siamo certo. Sì. No, ma è come la Madonna di Fatima, sì, sì. Quella originale sta sì, anche sì, per, motivi, insomma, per sì. motivi storici e oltre che di fede, e quella che gira la Madonna Pellegrina ovviamente non è una replica ufficiale. E lo stesso anche a Manopello, il volto che viene portato in giro ovviamente non può essere quello originale per ovvi motivi. Sì. E ci racconti brevemente un po', ecco, come questa Filippina negli Stati Uniti. La storia è diversa, ma è tutto dentro qui. Potrei riraccontare questo. Allora qualche giusto, allora sì. Per chi la volesse conoscere rimandiamo al libro. Sì. Però qualche particolare che non è scritto nel libro ce lo potresti. È quasi libro scritto tutto quasi, no? Quasi. C'è qualcosa di quel quasi che ci puoi. Qualche curiosità? Adesso non mi ricordo. Allora facciamo un salto, sì. Però sempre rimanendo nelle Filippine, perché un ruolo importante l'ha avuto anche il cardinale. Sì, ma il cardinale è seguito il popolo. Prima sono venuti i filippinesi, i più filippini, la signora Daisy Nevis, e poi ha portato molti. Lui ha un sacco di soldi, ha invitato la moglie e me per Canada, Los Angeles, le Filippine, sì. E poi
ma i canali eseguiti dal popolo filippinese, perché adesso è molto, molto venerato nelle Filippine, e il canale ha sentito e ha detto, ha deciso, anche io vengo. E è venuto nel 2017. Sì. E ha fatto, celebrato una messa, se non so, sì, la presa ha dato il, la benedizione. La benedizione, sì. E figurati, quando è venuto il Papa Benedetto, a Manovello, era vietato per lui di fare una benedizione. Lui è stato, come è arrivato lì con un turista, hanno detto no, non può toccare e non benedire nessuno, ma il canale ha fatto ubi e obi, tutto il mondo. Ma adesso sì, aspettiamo un po'. Hanno proibito al Papa di fare il Papa. Sì. Che ci vuoi fare? È un mondo, sì. Però vabbè. Sì. Ma Papa Benedetto è un grande Papa. Sì. Una curiosità proprio su Papa Benedetto. Ora, visto che abiti a poche centinaia di metri dal Vaticano, come sta? Nel Vaticano, ebbene, va invecchiando ogni giorno, ma è molto assolutamente chiaro. Ha più avuto anche notizie di lui da su più che altre cose, se lo ricorda del volto, se ha... La parola più importante del suo pontificato era il volto umano di Dio. Questo ha parlato il volto umano di Dio in tutti i pontificati. Questo è il sigillo del suo pontificato, il volto umano di Dio. E, per esempio, una cosa con Papa Francesco, due giorni fa ha detto la causa della nostra crisi, che è una crisi enorme, una catastrofe, Arcivescovo Venzi ha detto il nostro 9-11, non è il caso. Nostro 11 settembre. Sì, sì. E ha detto, il Papa Francesco ha detto la causa è il vuoto spirituale della Chiesa. Ma questo è il vuoto santo, il vuoto di Dio, questo è come il vuoto. Questo è, non crediamo più che Dio è venuto uomo. Che Dio è venuto, che noi conosciamo il vuoto di Dio, che noi conosciamo Dio. Nessun altro religione, nessun'altra religione, né gli ebrei né i musulmani, nessun altro religione conosce il volto di Dio, noi con lui, ma abbiamo dimenticato. E qui viene, guardi, che bello è, è pieno di sé, è incredibile. Ma la cosa, il libro è una cosa, ma il incontro personale è l'altro. Ecco, come si deve andare secondo lei a Manovello? Qual è lo spirito con il quale si va davanti al volto di Cristo, all'immagine del volto? Sì, con il rosario, andare a pescare, prendere un taxi, qualsiasi modo, ma il rosario, perché come Giovanni Paolo ha detto, il rosario è il modo di contemplare il volto di Dio con gli occhi della madre, e questo è. Qui abbiamo il volto di Dio con i nostri occhi, il cuore, il rosario, il cuore, in tutta la nostra fede, che abbiamo un Dio che è divenuto uomo. E io non saprei come concludere questa intervista in maniera migliore che ricordare di andare, che ricordare di del rosario, che ricordare il rosario. E ricordare anche che il nostro Dio si è fatto uomo, sì. Che poi è la grande rivoluzione del cristianesimo. Questa è l'essenza, la risurrezione è una cosa, la morte è una cosa, ma il fatto del Dio fatto uomo, questa è la cosa più importante. Sì. E niente, quindi invitiamo i nostri ascoltatori, i nostri visualizzatori ad andare ad Ancona a visitare Manovello, la chiesa di Manovello, e a comprare il libro di Paul, sì. Più che altro per conoscerlo e soprattutto per riscoprire la fede. Andate anche a Loreto per la casa. Se fate l'uomo lì a Loreto, e qui abbiamo a Manovello e 150 km da Loreto, al sud di Loreto. E niente, con questo noi vi salutiamo e vi ringraziamo. Grazie anche a Paul. Grazie.